Se si vuole fare trading in maniera costante, in maniera profittevole, imparare a gestire il tempo nella propria giornata da dedicare all'attività di trading è una cosa fondamentale. Serve metodo, serve concentrazione e non si può improvvisare. Quindi quello che vedremo oggi in questo video è proprio come ho intenzione io di impostare la mia giornata in funzione all'attività di trading, soprattutto intraday, che voglio riprendere a breve perché fa parte del mio percorso di apprendimento. Buonasera, amici cripto investitori, e ben ritrovati a tutti quanti. Una domanda ricorrente che mi fate è proprio questa: ma tu come ti gestisci il tempo da dedicare al trading? Ogni quanto guardi i grafici, ma stai col monitor acceso tutto il giorno? Ti metti gli alert? Ecco, quello che vedremo oggi è proprio questo importantissimo processo, ovvero durante la giornata, vi dico già, senza stare tutto il giorno davanti ai grafici, ma anzi minimizzando il tempo che passiamo davanti ai grafici, quello deve essere l'obiettivo. Vediamo come impostare un flusso di lavoro che funzioni, che sia efficiente, che parta dall'individuazione della situazione del mercato, all'individuazione di potenziali setup sui quali poi andiamo a mettere degli alert, e una volta che ci scatteranno gli alert andiamo a gestire la posizione. Il tutto impiegando il minimo tempo possibile. L'ideale è non impiegare più di un'ora al giorno in totale per questa tipologia di attività. E adesso andiamo a vedere come farlo in maniera concreta. Mi raccomando, guardate con attenzione tutto il video fino alla fine, perché proprio nella parte finale passiamo dalla teoria alla pratica, andando a vedere su un esempio specifico tutto questo procedimento, quindi dall'analisi, dalla lettura del grafico fino all'apertura e alla gestione della stessa posizione nel minor tempo possibile. Questo discorso si va ad inserire nel tema del trading intraday che, se vi ricordate, avevamo iniziato quest'estate. Ecco, è il momento di riprenderlo, di portarlo al termine e di creare un metodo che funzioni. Questo è quello che ho in mente. Ovviamente vale anche per il trading più rilassato, inteso come magari sull'operatività su time frame giornaliero e non intraday, però viene da sé che quello è molto più gestibile anche minimizzando il tempo davanti ai grafici, proprio perché è un time frame che non richiede costante presenza e costante analisi sul mercato stesso. Quindi ci concentriamo sull'intraday, ma sappiate che vale anche per esteso sul time frame più elevato. Giusto per capirvi, vi faccio innanzitutto una domanda, ovvero voi fate trading intraday oppure vi limitate ai time frames più elevati? Fatemelo sapere nei commenti, e se lo fate, fatemi anche sapere come vi trovate. Grazie. Sull'intraday ho deciso di partire dal Forex perché è il mercato un po' più semplice da gestire, molto meno rumoroso e volatile del mercato delle cripto, ma la mia idea è poi di sbarcare anche lì, quindi di creare un metodo che funzioni e poi cercare di portarlo avanti anche sul mercato delle cripto. Questo metodo è molto semplice perché, facendo uno schema blocchi, supponiamo, quindi un processo di lavoro che sia replicabile nel tempo e soprattutto sui diversi asset, la prima cosa da fare è decidere quanto capitale allocare a quel tipo di operatività. Ovviamente il capitale è minimo per iniziare perché è una fase di apprendimento. Se vi ricordate, nel nostro trading consapevole dicevamo che quando siamo in fase di apprendimento serve un capitale reale, ma un capitale piccolo che siamo disposti a rischiare e a perdere al fine proprio di imparare, di apprendere, senza aspettative di guadagno per l'inizio, ma solo appunto di apprendimento. Il secondo step è la stesura di un trading journal, cosa che avevamo già fatto quest'estate, quindi fortunatamente questo step me lo posso risparmiare. E poi il terzo è l'impostazione di un piano di lavoro operativo sui grafici. Questo piano di lavoro, per quanto mi riguarda, prevede un'osservazione dei grafici a inizio giornata sulla high time frame, innanzitutto. Tra poco ve l'ho detto, vediamo un caso concreto così si capisce meglio la teoria. E cosa guardiamo in particolare? Guardiamo, allora, partendo dall'high time frame, il trend in corso, la struttura di mercato in corso, ovvero capire se è bullish oppure bearish. Questo è tutto quello che voglio vedere sull'high time frame. In seguito vado a tracciare i principali supporti e resistenze, statici o dinamici che siano. Quindi tutto lì. Guardo il trend, vedo se è rialzista o ribassista e quanto è forte, ovviamente, il trend, e poi vado a vedere i livelli più importanti sull'high time frame, ok? Che siano trend line o che siano supporti e resistenze. Una volta fatto questo, vado a impostare degli alert sui livelli che sono più vicini alla posizione attuale del prezzo. Ovviamente, se il mercato è rialzista sull'high time frame, quindi abbiamo un uptrend, supponiamo sul giornaliero, e anche se io voglio operare poi sul low time frame, perché ricordiamoci la differenza
differenza high time frame, low time frame. Sull'uno io vado a identificare la struttura del mercato, sull'altro vado ad aprire le posizioni. Sono due cose complementari. Se il time frame più elevato, esempio giornaliero, è rialzista, io andrò a cercare a mettere gli alert sulla resistenza più prossima e sul supporto più prossimo, in modo che qualora il mercato ci si avvicini, visto che quali sono potenziali livelli a cui aprire posizioni sul low time frame, io riceverò il mio alert e allora guarderò il grafico, ma prima non ha senso stare lì a continuare a guardarlo. In seconda battuta, già in maniera tra virgolette predittiva, anche se è un termine che non ha senso, io guardo già anche il low time frame per immaginarmi un po' i movimenti che potrebbe fare, per vedere ad esempio se i supporti e le resistenze che ho tracciato sul high time frame hanno conferma anche sul low time frame. In tal caso si potenziano ulteriormente. Se sul low time frame vedo qualche altro supportino, resistenza in particolare che sia concorde col trend in corso, magari vado ad aggiungere qualche alert anche lì. Comunque il mio consiglio è di non mettere più di 2/3 alert per ogni grafico, perché altrimenti se ci continuiamo a spammare degli alert è tanto quanto rimanere davanti ai grafici dal mattino alla sera, ci deconcentra e ci toglie il focus. Questo lo facciamo per i vari grafici che stiamo seguendo. Anche in questo caso non ha senso seguirne 500, ha senso concentrarsi su 4-5 grafici alla volta. Se un grafico non ci sembra niente di che, se c'è un trend laterale, se non ci sono livelli chiave particolarmente rilevanti, lo scartiamo. Ce n'è talmente tanti di asset sul Forex in particolare che non bisogna diventare matti a trovare per forza una posizione su ogni dannato grafico. Quindi anche lì un processo di selezione. Una volta fatto questo, noi aspetteremo che ci scatta il nostro alert e in quel caso lì andiamo ad aprire eventualmente la posizione se troviamo conferma, e da lì sceglieremo i livelli di ingresso e di uscita. Tra poco ve l'ho detto, vediamo un caso pratico che si capisce tutto meglio. Questo procedimento qui di analisi, questa è la parte di analisi, quindi tutto ciò che viene prima dell'aprire la posizione, l'andiamo a ripetere a metà giornata e verso fine giornata. Ricordatevi che poi il mercato del Forex a volte chiude, quindi non è 24 ore al giorno come le cripto, e quindi bisogna anche stare un po' ai suoi tempi. Questo da un lato meglio, perché ad esempio il weekend non ci pensiamo, la notte non ci pensiamo. Io solitamente la notte, a parte rari casi, chiudo tutte le posizioni a prescindere di come siano andate, e quindi questo ci riduce anche la prospettiva nell'arco di una giornata e diventa molto più gestibile. Quindi 2/3 volte al giorno la procedura di analisi, che in media prende 10-15 minuti, non dovrebbe farci impazzire, perché se stiamo troppo tempo a osservare un grafico va a finire che ci forziamo a vedere cose che non ci sono. Quindi deve essere a colpo d'occhio, dobbiamo vedere chiaramente dei livelli chiave e dei setup. Se non li vediamo, grafico scartato. Bene, adesso andiamo a vedere un caso specifico. Ho preso euro sterlina, ce l'ho qua e adesso vi giro lo schermo anche a voi, così capiamo questo procedimento dalla A alla Z come si applica. Giusto a titolo di reminder, andiamo a buttare un occhio rapidissimo anche sul nostro trading journal, che è fatto in questo modo. Non vi sto a spiegare adesso tutti i campi perché ne abbiamo già parlato quest'estate, sarebbe una ripetizione. Mi concentro su quello che ha senso per il tema di oggi, ovvero la gestione della giornata. Innanzitutto, visto quello che abbiamo citato poco fa del discorso high time frame, low time frame, queste due colonne sono fondamentali, perché andare a identificare il bias sull'high time frame, ovvero il time frame più elevato sul quale vado a vedere la struttura del mercato, è importantissimo per capire se prediligere i long o gli short, e se magari voglio andare ad aprire una posizione che è contraria al bias di questo tipo, cercherò di chiuderla più in fretta possibile anziché svilupparla trend follower. Al contrario, il bias low time frame lo vado a inserire proprio per capire poi, quando vado a fare un'analisi postuma dei miei trade storici, per verificare un po', per fare un po' di statistica, verifico poi se i due bias sono concordi oppure discordi. Questo è un dato veramente importante. Poi c'è questa parte dedicata al capitale a rischio, che è un po' il punto zero che citavamo prima, ovvero decidere quanto rischiare.
La formulina è semplice, io alloco un capitale, ok? Decido quanto allocare in totale, ve l'ho detto una piccola parte perché è una fase ancora di apprendimento, e poi determino il capitale a rischio, che è una percentuale di questa piccola parte. Quindi ogni trade mi permette di rischiare quella parte lì. Ovviamente io utilizzo, ve l'ho detto, PrimeXBT, ve l'avevo detto anche quest'estate, il motivo è che permette di collateralizzare le posizioni in Bitcoin e io voglio utilizzare proprio Bitcoin. Cioè, pescare dal mio portafoglio Bitcoin una piccola allocazione da dedicare a questa operatività e quindi casca veramente a fagiolo. Inoltre ci sono tantissime copie del Forex, le fee sono estremamente basse e quindi ho scelto questo exchange perché lo reputo il migliore su questo riguardo a questo tipo di operatività. Torniamo noi e andiamo a fare un esempio concreto. Allora, supponiamo che ci svegliamo, facciamo tutte le nostre cose, ci facciamo la doccia, colazione, eccetera. Quando siamo belli lucidi, una delle prime cose che io faccio la mattina di solito è avere una panoramica del mercato. Ve l'ho detto, mi alloco una ventina di minuti la mattina perché per me è il momento più importante della giornata, è dove cerco di capire meglio che direzione sta prendendo il mercato, qualora il mercato ovviamente sia già aperto, e mi pianifico eventuali livelli chiave. Quindi magari svegliarsi un po' prima se si va a lavorare o comunque cercare di avere una ventina di minuti tranquilli nei quali andare a gestire questa tipologia di analisi. Quindi io mi sono fatto la mia watchlist personalmente con alcuni preferiti sul mercato del Forex. Me li vado a scrollare tutti e vado a identificare. Innanzitutto sull'high time frame. Solitamente utilizzo il giornaliero come primo time frame. Perché? Perché mi fa capire bene, abbastanza pulito, e mi fa capire bene appunto i trend in essere. Prendiamo l'esempio concreto che volevo farvi vedere oggi, che è Euro Sterlina, come vi accennavo poco fa, e in sostanza cosa vedo? Vedo che il trend è ribassista sull'high time frame, sul giornaliero, perché vedete ci sono lower lows e lower highs banalmente. Quindi possiamo dire che il trend sul high time frame è bearish. Tuttavia abbiamo un potenziale costrutto di bottom che si potrebbe essere formato oggi. Questa è la candela di oggi. Se voi vedete, qui abbiamo un doppio tocco che viene fatto in questa maniera, che poi viene abbattuto e oggi c'è un reclaim, ok? Questo è un potenziale, rende quest'area qui un potenziale costrutto di bottom e quindi è un potenziale setup long. Quello che avevamo detto, se vi ricordate, quando il bias high time frame è discorde dalla posizione che vogliamo prendere low time frame, perché poi adesso andiamo a vedere come impostare stop loss e take profit. Ovviamente non posso basarla sul daily perché altrimenti dovrei mettere lo stop loss qui o cose del genere e sarebbe una posizione oscena, l'andiamo a vedere tra poco come impostarla. Tuttavia, quando sono discordi, io devo tenere a mente che non la lascerò correre, non è che metto lo stop loss e lascio il resto trend follower, nemmeno una parte, perché ovviamente il bias high time frame è contrario, quindi c'è una minima possibilità che una posizione trend follower si vada a sviluppare in maniera positiva. Quindi, una volta fatta questa analisi high time frame, è il momento di tradurla in alert. Abbiamo detto che il primo livello chiave potrebbe essere questo tracciato in giallo, che sarebbe il livello di reclaim che è già stato fatto, ok? Quindi una volta fatto questo diventa un supporto e quindi io cosa faccio? Vado a mettere un primo alert un po' sopra a questo supporto, come ad esempio qua, eccolo, me lo vado ad aggiungere così che quando il prezzo dovesse ritornare a quel livello lì, che non è il supporto stesso, mi arriva l'alert e io posso andare, se poi avrò conferma sul low time frame, ad impostare la posizione proprio in procinto del tocco del supporto, non quando è già stato fatto. Un altro alert che potrei mettere eventualmente riguarda questi due livelli in alto, che sono un po' la controparte, diciamo, perché qualora il prezzo invece decidesse di partire verso l'alto, si potrebbe verificare o un falso break e quindi un'opportunità di short sul falso break, oppure un pump e via, e poi un'opportunità di long sul retest, visto che avremmo conquistato
acquistato gli high e invertito la struttura sul high time frame. Quindi gli altri due alert che potrei mettere sono un po' sotto a questa resistenza. Io di solito gli alert tendo a metterli in anticipo proprio per arrivare al tocco del livello chiave, che io già sto vedendo la posizione, già eventualmente l'ho pianificata, oppure un altro qua appena prima appunto del livello stesso. Se voglio ne potrei mettere anche un terzo, però stiamo già forse un po' esagerando, è vero che è molto distante ed è improbabile, però potrei metterne anche un altro al superamento di quest'ultima resistenza, così che mi dice che è partito effettivamente con una certa violenza. Una volta impostati questi alert si può andare a vedere il low time frame, quindi la price action su un time frame più ravvicinato. Io di solito questo passaggio preferisco farlo direttamente sull'exchange, perché PrimeXBT permette di customizzare questa dashboard, quindi ogni coppia che ci salviamo possiamo andare a creare una dashboard di grafici, e io di solito affianco l'high time frame al low time frame e mi metto le mie etichette del caso, ok? Anche questa è la cosa da fare all'inizio. Quindi questo, parto dal high time frame, mi annoto che c'è il doppio tocco che è stato reclaimed e quindi c'è una possibilità bullish che però è contro trend, attenzione, e di fianco al mio low time frame che vedete c'è il livello viola che è il medesimo segnato qua, e vedete che qua è stato già fatto, quindi qui è ovviamente a posteriori, avrei dovuto metterlo al mattino, cioè all'inizio proprio del quando vedevo già la rottura, e vedere, quindi mettere il mio alert, l'alert sarebbe scattato, avrei deciso che cosa fare. Quindi ci sono due possibilità una volta che siamo qui e stiamo vedendo che ci è scattato l'alert. Possiamo andare a mettere dentro la posizione long direttamente al retest di questo livello, quindi vedete qua è stato toccato, poi è stato reclaimed e poi c'è il retest, quindi io posso come al solito mettere preventivamente il long, oppure una volta che è avvenuto questo, che siamo su questa candela rossa che ha toccato, aspettare che ci sia una fase verde che mi reclaim un'altra volta questo livello e lì poi andare a impostare il long. Devo decidere adesso lo stop loss e il take profit. Il take profit abbiamo detto, visto che il bias giornaliero è bearish, a metterlo ai precedenti top giornalieri, sempre sul low time frame, proprio perché è qui che imposto l'operatività effettiva. Lo stop loss lo potrei mettere qua per il long preventivo, perché così è un po' più ampio, quando si apre una posizione preventiva conviene pararsi il di dietro dagli eventuali sweep, ovvero dalle eventuali spazzate di liquidità che poi fanno rimbalzare il prezzo, insomma le cacce agli stop loss. Se al contrario avessi messo il long al reclaim di nuovo di questo livello, lo stop loss lo potevo mettere qua invece al minimo successivo. Quindi questi sono un po' gli scenari da fare. È in due fasi, ve l'ho detto, la prima fase riguarda l'high time frame e il posizionamento degli alert. Quando gli alert scattano vado a vedere, mi trovo questa situazione e faccio queste altre considerazioni. Queste quindi sono un po' le due cose da fare, l'analisi preliminare e l'analisi invece della price action per aprire la posizione stessa. Una volta che ho fatto quest'ultima analisi non mi resta altro che aprire, mettere gli ordini esattamente, quindi entrare a mercato e decidere in che modo uscire in profitto oppure in perdita. Questo procedimento io di solito lo vado a fare due volte al giorno, quindi la mattina su tutte le coppie piazzandomi gli alert. Poi ecco, l'unica cosa è che se mi scattano gli alert io devo essere pronto in qualche modo ad agire, perché insomma se mi scatta l'alert vuol dire che ci troviamo ad un livello chiave abbastanza importante, e quindi se voglio perseguire quella posizione lì devo essere in grado di farlo. Se magari sto lavorando, sono in un posto dove non prende la linea eccetera eccetera, allora magari conviene lasciar perdere quella posizione lì e attendere un altro alert che si verifichi quando invece sono un attimino più tranquillo. L'unica cosa un po' complicata è questa: far coincidere il trading con la propria abitudine di giornata. Quindi se si fa un lavoro dinamico, magari che ci fa guidare molto tempo, oppure che siamo in zone dove non prende il telefono, dove non c'è linea, può diventare veramente difficile, forse lì addirittura è meglio lasciar perdere. Ma se ad esempio siamo su una scrivania, e certo non possiamo
diciamo, stare al lavoro con i grafici davanti tutto il giorno, anche se io spesso lo facevo, però in verità dobbiamo, cioè possiamo permetterci di spendere quei 5 minuti per aprire o gestire la posizione. Quindi questo è un po' come è strutturata la giornata. A metà giornata di nuovo si fa un'altra analisi del mercato stesso, si va a rivedere le varie posizioni, si decide se modificare eventuali livelli chiave o se vediamo che nel frattempo le dinamiche sono cambiate e quindi cancellare alcuni alert e metterne di nuovi. L'importante, ripeto, è non averne troppi aperti in una volta sola e avere lucidità nel momento in cui si fa questa tipologia di analisi e poi non andarla a modificare quando invece non è previsto. Quindi la facciamo, ce la teniamo e quando scattano gli alert agiamo. Da lì poi si va a compilare il nostro trading journal e poi i risultati dovranno parlare da sé e dire se stiamo operando bene o male. E voi cosa ne pensate? Come gestireste la vostra giornata in questi termini? Fatemelo sapere nei commenti. Vi faccio un caro saluto e alla prossima.